Controllo perfetto. La e sblocca tiro. Subito proprio lui. Il tradito, cioè no, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, attenzione, è partita in canna la Juventus di Matti. Eh sì, Perde palla e Fabinho tenta l'impostazione per il Liverpool. Wijnaldum, lancio lungo per Thiago, perde palla, Rabiot a centrocampo. Ronaldo quasi al limite, una Veronica, un passaggio di troppo forse, un passaggio grande per Dybala di testa. Controllo di testa. Kulusevski al limite, Rabiot, momenti concitati della partita, recupera il Liverpool, attenzione che può partire in contropiede, così proprio come nella realtà, incredibile contropiede, Salah, uno contro uno col portiere, un dribbling, si porta la palla sul sinistro, forse un tiro a giro. Il tiro, mamma mia, attenzione, che azione. Partendo dalla chiusura in difesa del Liverpool, che poi ha permesso questo contropiede perfetto, peccato il controllo poi finale, che sicuramente se avesse controllato meglio la palla sarebbe cross, andato in testa, incredibile! Golasso! Mamma mia! Il Liverpool si riporta in parità. Mamma mia. E siamo solo al dodicesimo minuto. Kabak, che nemmeno la madre conosce chi sia, però è Kabak, incredibile. E niente, io dovevo giocare la finale di Loser Bracket di Tekken e pazienza, aspetteranno. Magari troveremo a commentare anche quella, chissà magari anche che tu quella. Possa arrivare anche lì in finale. Allora Cuadrado, Kulusevski sulla fascia di destra, McKennie che speriamo quest'anno faccia molto bene nella Juve e che trovi un ruolo... Sperate voi juventini. Speriamo noi juventini. Sperate voi juventini. Kulusevski, bella palla in profondità per Cuadrado che da terzino diventa ala, spinge, una finta, non c'è il fischio, va sul fondo, un cross, probabilmente l'abilità aerea non è la principale skills di Dybala, probabilmente era un passaggio per Ronaldo che però si è fatto trovare impreparato e non in posizione. Vediamo sulla fascia intanto il Liverpool che cerca di contrattaccare e di impostare l'azione, però passaggio consegnato diciamo alla difesa avversaria ed ora Chiesa, si allunga bene la palla, attenzione, Chiesa si allunga in fascia per Ronaldo, Chiesa di nuovo Ronaldo! Il tiro, Cristiano, mamma mia, Ronaldo. E siamo ed per ecco il Matti 2-1, come rimane mezzo impassibile, si vede, lo vediamo, tensione alle stelle. Siamo una partita che gli scommettitori direbbero da over, molto da over, ma era quello che ci saremmo potuti aspettare. Esatto, no? Essendo una finale poi in un torneo con almeno 30 partecipanti sicuramente, bellissimo rientro in difesa, però attenzione, fuori gioco, attenzione, fuori gioco. Di nuovo sulla fascia per Chiesa, cerca di portarsi al centro, ancora Chiesa che viene fermato col corpo, ma ancora la palla, vince il rimpallo, nuovamente per Ronaldo che è carico, spallata, riparte onesta, il Liverpool, che ovviamente Dimino, attenzione, riconsegna nuovamente la palla a Salah. Salah, attenzione, Vince il rimpallo, nuovamente, poteva e forse, Carola, mi permetto di dire, doveva Dima sfruttare meglio questa grande opportunità di contropiede, uno contro uno. E la Juve quando attacca poi lascia grandi spazi e come ben sappiamo è il Liverpool la squadra d'eccellenza per i contropiedi. McKennie al limite, Kulusevski potrebbe però provare anche il mancino, lo prova, in realtà è un destro, esce una ciofeca e il Liverpool nuovamente può ripartire, vediamo se questa volta riuscirà a sfruttarlo meglio. Rischio Stadio per Mané che fa un passaggio di troppo, però riescono a controllare, nuovamente palla per Salah che però Salah sostanzialmente si ritrova quasi sempre in difesa in un contropiede che poi ovviamente la difesa va a chiudere, quindi bel passaggio in profondità per Kulusevski, riesce a finalizzare, palla dentro per Chiesa va sul fondo, prova un cross, Chiesa ribattuto fuori. 34esimo minuto, 2-1 per la Juve che conduce, ma il Liverpool quando parte in contropiede fa paura, Fabio. Fa paura, sì, fa paura e l'abbiamo visto perché un gol appunto è arrivato dal contropiede del Liverpool, il secondo non è arrivato, però ovviamente ce lo possiamo tranquillamente aspettare, ecco, specialmente perché quando la Juve attacca, attacca con tutta la squadra, come appunto vediamo adesso. Liverpool chiudendosi in questo modo poi può permettere la ripartenza, esatto, ecco, come può partire sta per in contropiede appunto
il Liverpool nuovamente sulla fascia destra per Salah. Salah la passa dentro per Roberto Firmino, la difende col corpo Thiago, attenzione, un rimpallo. Mamma niente, mia, la Juve riesce a difendersi anche in questo caso, ma che paura, che pericolo. Contropiede invece Juve, forse si allunga troppo la palla Chiesa, recupera la palla il Liverpool. Bel lancio verso la centrocampo, lancia nuovamente in profondità Salah che corre sulla fascia, corre l'egiziano, una finta, è tutto solo Sadio Mané sulla sinistra, forse eccolo, è arrivato così come l'ho chiamato, il tiro, il mancino. Mamma mia, palla fuori, mamma mia, Sadio Mané. Se fosse stato più preciso quel tiro sicuramente avrebbe impensierito un po' di più il portiere, ed è un peccato perché parlando in termini tecnici Sadio Mané su FIFA 21 ha quattro piede debole, il che vuol dire potrebbe tirare quasi col destro come con il sinistro, ma abbiamo visto che invece non è così, certo. E probabilmente col sinistro non riesce neanche a salire le scale di casa propria, ma questo è un discorso a parte. Firmino controlla palla, si allunga sulla fascia, mamma mia, dribbla al primo avversario, continua a portare palla sulla fascia, aspetta l'inserimento bellissimo di Salah, invece ribalta il gioco bellissimo per Mané, bellissima azione. Eccolo comunque Sadio. E c'è il tiro, e c'è il tiro, signori, mamma mia che contropiede, ah, la faccia di Matti, ah, mamma mia, bellissimo contropiede, probabilmente bravo, data Alan la sua età, un po' più di esperienza la sta certamente portando in campo, certamente. 2-2, si chiude il primo tempo della finale di FIFA 21 qui al Gardacon di Montichiari, organizzato da Gamers Arena in associazione con il Brescia Esports, ricordiamolo. Mamma mia, che partita! Due gol diretti così, da è già ricominciata, subito. È già ricominciata, neanche il tempo di guardarsi in faccia, come piace a noi di Brescia, insomma. Dybala, retropassaggio per McKennie. Palla poi a Chiesa, ecco, vediamo che Matti sta, attenzione 48esimo subito, sposta il portiere, Marlon lo vede, neanche tre minuti pulisce d'inizio, si arriva subito ad una terza conclusione, tra l'altro dovrebbe essere il suo terzo gol, giusto, vediamo appunto il... Si porterà a casa il pallone. Sicuro, solo lui, Chiesa lo accompagnerà come possiamo vedere. Matti punta molto su Chiesa per poi ovviamente passar palla a Ronaldo che lo aspetta in mezzo all'area per poi tirare ovviamente. E riparte così la Juve che imposta dietro con Chiellini, palla al centro per Dybala, scambi centrali da parte della Juve per trovare libero Ronaldo e appunto si è vista essere la tattica perfetta perché Dybala, come vediamo, poi ha fatto tre gol. Ecco quello che si stava cercando, una finta, forse di troppo, un passaggio impreciso e il Liverpool può ripartire. Mamma mia, prego. Che partita, che partita, cavolo, vediamo nuovamente Salah sulla fascia, probabilmente cercherà di crossarla in mezzo, arriva la chiusura del difensore, passaggio per Firmino, ma viene fischiato il fuorigioco. Fuorigioco di almeno un metro, certo. Esatto. Ovvio, per Dybala, nuovamente per Chiesa, ecco quello che appunto ti dicevo, caro Ale, che poi si arriva nuovamente a Ronaldo con Dybala, Chiesa. Chiesa entra nell'area, è passaggio di rigore, per Chiesa, finta, una cosiddetta crocchetta, il tiro, mamma no, errore, ci aveva deliziato errore, con una crocchetta errore. Qua avrebbe potuto tranquillamente far tirare Dybala, avrebbe potuto incrociare col mancino probabilmente, ma anche semplicemente stopparla, metterla sull'altro piede e poi tirare tranquillamente perché aveva solo davanti il portiere, spiazzato peraltro perché stava difendendo su Chiesa. Oh, perde un brutto pallone, attenzione che il Liverpool può portarsi in parità, Sadio Mané, vediamo se tirerà col il destro, tiro, mamma, nuovamente col mancino, probabilmente un po' troppa di fretta da parte del Liverpool. Che controllo palla però, che giocata. E Sadio Mané è un giocatore da far tirare con il piede destro. Controllo palla col fisico, col corpo. Bel controllo palla, molto bello. Cross dentro. Esce fuori portiere. Attenzione perché è un po' sbilanciata. Pugni. Se la Juve riesce a recuperare palla, esatto, ecco appunto, può partire un mezzo contropiede. Dybala. Eh sì, perché Ronaldo col fisico Ronaldo, va avanti. Mamma Ronaldo mia, che toro. Corre in profondità, allunga la falcata, tenta il sinistro di incrociare. Mamma mia. Cristiano Ronaldo. 4-2. E Mattia mette il turbo. Mamma, sì che mette il turbo, cavolo. O adesso mai più, eh. Eh sì.
Che poi Mattia quanti anni ha? È giovanissimo. Ah, 16-17 anni? Forse, a far tanto. Bravo, bravo Mattia, bravo anche Alan che cerca con Liverpool di imporsi fisicamente, di portare palla e squadra su, però Cristiano Ronaldo in questa partita è imbattibile ormai, cioè è impossibile. Eccolo lì, un'altra finta, attenzione, attenzione. Abbiamo mamma difficoltà mia. Quasi per Dybala. Dybala. Avrebbe potuto farlo così come l'anno scorso in Serie A, un mezzo scavetto, non è fortunato però questa volta. Devo dirti che al 70esimo, 20 minuti dalla fine, è questo il momento per il Liverpool di mettere il turbo. Attenzione, però, Dybala, la palla però è sul destro, entra, non cambia tiro, niente. Ragazzi, c'è il tiro. Per Dybala non cambia niente. Mamma mia, non cambia nulla, no. 5-2. La partita sembra andare verso mette una seria ipoteca. Ormai la partita sembra dare un unico risultato. Però FIFA 21 è un bellissimo gioco, tu lo sai sicuramente meglio di me, è soprattutto pieno di sorprese, quindi ci possiamo aspettare di tutto fino alla fine. Ricordiamolo, siamo al 71esimo, 5-2 per Mattia. Sì. Attenzione perché con un gol adesso le cose potrebbero... Quello. E l'hai proprio chiamato, 5-3. Roberto Firmino saluta, si guarda la mano, non la riconosce, si tappa un occhio e va avanti. Nulla contro Mattia, però mi sento un po' in colpa ora. L'hai un po' gufata. Un po' gufata. E anzi, a questo punto mi sento di dare un piccolo consiglio ad Alan, che probabilmente in favore dello spettacolo, lo dico, magari un pressing potrebbe essere una carta vincente, certamente, per recuperare palla. Ecco, vediamo però Ronaldo. Ma Mattia non ci sta, nuovamente. Perché Ronaldo mette il fisico. Mette il fisico. 6-3, nuovamente nell'area 1-3, di rigore, senza neanche chiedere il permesso, senza neanche bussare, tira diretto e via. Mamma mia, Cristiano Ronaldo. E poi che valutazione ha Cristiano Ronaldo in FIFA 21? Ha sempre costato di milioni. Sì. Parliamo di giocatore che costa milioni, milioni di crediti. Sì, cavolo. Attenzione però perché sembrano tre... E sono tanti i gol di distanza, ma in FIFA ci vuole un minuto per fare un gol. E come? E di tempo in realtà ce n'è ancora di 10. A volte anche 2. Di gol, no, di minuti. E lo sappiamo bene noi di Brescia Esports, vero? Certo. Vediamo Ronaldo. Non hanno effettuato cambi, c'è da notare questa cosa, esatto. Probabilmente... presi dall'euforia della competizione. Certamente, ad altri livelli sicuramente si sarebbero fatti molti più cambi, almeno ecco. Sicuramente nella prima metà di gioco e poi ovviamente di questa che è bellissimo, l'ultimo. Lancio in profondità per Sadio Mané. Alan, se non lo fai tirare col destro vengo io lì e ti clicco io il tasto per farlo tirare col destro. Ma niente, recupera palla la Juve. Per Chiesa, passaggio per Rabiot, nuovamente per Chiesa, per Ronaldo. Fanno salire la squadra, nuovamente per Chiesa, che Chiesa ormai è stanco, Federico Chiesa, morto, però, mamma così mia. Come con i mondiali. Mamma mia, calcio champagne. E niente, Dybala tira meglio col destro che col sinistro. Mamma mia, che partita signori, che partita. 7-3, finisce il primo set di tennis. Ah no, no. È FIFA 21, siamo al Gardacon di Montichiari. 88esimo, ormai partita che si procina a chiudere. Però vediamo che Alan non ci sta, ecco, ci prova fino all'ultimo, come giusto che sia, ecco, anche perché ricordiamo la competizione, però anche il divertimento. Bellissima triangolazione. E la voglia di giocare insieme finalmente, dopo tantissimo tempo, sicuramente la fa da padrona, ecco. È stato un bel torneo, i ragazzi comunque si sono divertiti dall'inizio alla fine. Questo è importante perché poi ovviamente noi di Brescia Esports puntiamo molto a questo, far divertire le persone, i tornei, farle giocare il più possibile e ovviamente premiare il migliore. L'arbitro però... fischia il triplice. Triplice e fischio, ci siamo un signori, applauso. Abbiamo un vincitore. Comunque la partita finisce. Mattia, un accenno di un sorriso. Una mezza emozione, Mattia, provala allora quando vuoi. Mi accingo a salire sul palco, così diamo i premi ai primi tre classificati. Come? Vieni anche tu? Ma se proprio devo, o vuoi andiamo. Commentare da qui? Quello che preferisci tu. Se mi vuoi vengo anch'io. Dai, vieni anche tu. Dai, andiamo.